Ciao a tutti e bentrovati. Oggi i preferiti del mese è una tipologia che gira tantissimo su YouTube, ma per me è totalmente nuova. È una collaborazione con la mia amica Tiziana, il suo canale Sorrisi Azzurri, e nell'info box naturalmente trovate sia il link del suo canale sia il link del suo video sui preferiti del mese. Noi abbiamo pensato a delle categorie in comune, lasciandoci però la possibilità di aggiungere o togliere delle categorie seguendo il nostro estro. Io parto Quindi subito. subito con la categoria video del mese. Per me è quello di Rossella e il suo canale è La stanza di Scarlett ed è proprio quello sui preferiti del mese di giugno. Perché? Perché proprio guardando il suo video sui preferiti, così bello, così piacevole, così allegro, mi ha proprio ispirato per voler fare anch'io questa tipologia di video. Quindi ringrazio Rossella e naturalmente lascio nell'info box anche il link del video di cui vi ho parlato. E dunque passiamo alla categoria indumenti o accessori. Io questo mese ho per questa categoria un vestito. A me d'estate piacciono molto i vestiti e in particolare è questo vestito Desigual che mi ha regalato Roby già a giugno, ma a giugno qui da noi la situazione meteo non era proprio favorevole e quindi devo dire che l'ho usato e lo sto usando tantissimo in questo periodo, per cui luglio è stato proprio il mese che mi ha permesso di metterlo regolarmente. E poi il prodotto beauty del mese invece è questo, è un olio puro argan. È un olio che già avevo comprato in passato, mi era finito, poi non l'avevo più comprato e l'ho ricomprato di recente, proprio qualche settimana fa, perché devo dire che è veramente ottimo. Io ho provato altri appunto oli di argan, ma con questo mi sono trovata proprio benissimo. Lo uso sia magari per spalmarlo sulla pelle del viso, anche del corpo, basta solo poche gocce e che ammorbidisce proprio la pelle a vista d'occhio, e sia anche magari voi sapete che ho le punte dei capelli proprio rovinatissime, quindi magari metto proprio un goccino di olio sulle punte dei capelli e subito acquistano una lucentezza maggiore. Per cui c'è Questo. il cibo o le cose mangerecce e io ho come prodotto del mese questo. E in generale vado pazza proprio per le olive, in particolare le olive taggiasche, e devo dire che la marca, una delle marche mie preferite, è proprio questa, olive taggiasche denocciolate della marca Italiamo, comprate da Lidl. Le metto dappertutto, dalla pasta col pomodoro alla pizza, passando per le insalate fredde. I piatti freddi, appunto estivi, per cui queste veramente sono il mio cibo e il mio prodotto mangereccio del mese di luglio. Poi, per la casa, invece, stavo cercando già da tempo una biscottiera. Volevo una biscottiera un pochino particolare, non riuscivo a decidermi, ero sempre un po' indecisa su cosa comprare e infine ho trovato questa. È una biscottiera abbastanza importante sia come peso sia proprio come volume perché occupa abbastanza spazio sul ripiano della cucina, però devo dire che mi piace veramente tanto, quindi proprio l'effetto estetico è gradevole. E poi la pianta o le piante o i fiori del mese per me sono i miei girasoli. E non ci speravo più che fiorissero perché li avevo piantato appunto in primavera e sembrava che insomma fossero un pochino sofferenti. Invece proprio qualche giorno fa sono sbocciati e ne sono sbocciati intanto solo due, però intanto mi hanno procurato grandissima gioia. La sfida del mese invece per me è stata quella di stirare tutto
le cose che avevo in casa. Chi mi segue già da un po' di tempo sa che per me lo stiro è proprio uno dei miei punti deboli perché proprio non mi piace per niente. Tra le faccende domestiche, quelle che sempre posticipo, posticipo e non mi decido mai a farlo, invece in questo mese di luglio ho detto ok, devo prendere il toro per le corna e farlo e quindi sono riuscita a smaltire tutta la mia bella biancheria da stirare. E invece per la novità del mese, già lo avete visto in qualche video, nel video di qualche giorno fa, per l'unboxing, ed è proprio questo quadernino che ho iniziato, dove ho iniziato appunto a fare il mio bullet journal. E questa è la novità, l'ho appunto scoperta recentemente qualche mese fa e devo dire che proprio a luglio ho iniziato il bullet qui in questo quaderno, per cui mi ci sto trovando benissimo, sono contentissima e adesso fra qualche settimana quando rientrerò dalle ferie e quindi sarò riuscita a farmi un'idea, già me ne sono fatta qualcuna di cui voglio appunto condividere qualche passaggio con voi e farò un video proprio dedicato al bullet, anche perché invece il momento del mese è un momento molto, diciamo così, quotidiano, di quotidianità e riguarda proprio le mie figlie. Sapete che appunto per una mamma qual è la gioia maggiore se non vedere qualche cosa di bello e di positivo nei propri figli che sta nascendo e crescendo, qualcosa che riusciamo a trasmettere a loro e quindi qualche giorno fa siamo andati in un negozio e loro come al solito sapete magari hanno qualche soldino che gli danno i nonni così e loro magari hanno piacere a sentirsi grandi, indipendenti e dicono sempre bene mamma io mi porto i miei soldini così se vedo qualche cosa che mi piace me lo compro e quindi io le assecondo in questo. E diciamo che questa volta mi hanno sorpreso piacevolmente perché si sono portate questi soldini in negozio, hanno deciso entrambe di comune accordo di non comprare niente per loro, bensì volevano fare un regalo a mia sorella, alla zia. Hanno pensato di fare un regalino alla zia in comune e non solo alla zia, ma anche al suo fidanzato. E questo devo dire che per me è stato proprio un momento di grande estrema tenerezza. Per chiudere appunto qui la carrellata di preferiti del mese con la frase del mese ed è una frase. Io ho questo quaderno dove mi piace annotare insomma le frasi che leggo, che trovo sia di persone famose sia anche di anonimi, ma che comunque sono molto belle. Infatti, questa è proprio una frase che ho letto da qualche parte, non ricordo esattamente dove, ma che a parer mio è veramente significativa e vorrei appunto condividerla con voi. Se vuoi trovare il senso della vita, inventa tu una vita ricca di senso. Io non l'avevo mai letta, per me appunto è una novità, è una frase che ho letto recentemente e spero che vi piaccia. E io vi ringrazio per aver guardato questo video, per avermi tenuto compagnia e voi sapete che i suggerimenti, i vostri commenti e anche le critiche costruttive sono per me fonte di grandissima ispirazione, quindi fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace, fatemi sapere cosa ne pensate e io vi saluto, vi auguro una bellissima giornata e a presto, ciao!